Lei è Bonnie Bastler, lei è una biologa molecolare, lei sa comunicare l'entusiasmo per la scienza e la ricerca anche con la sua presenza. Ha una miccia dentro e l'entusiasmo è quello speciale accessorio della personalità che permette di contagiare gli altri. Prima di parlare di Bonnie Bastler, ricercatrice, docente a Princeton, membro dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, la vediamo qui tra laboratori e allievi nel suo lavoro di comunicazione di sapere ed è segreto di comunicare. Enterprise of science is young people. L'impresa vera della scienza sono i giovani tra i 20 e i 30. Tutto cambia, la demografia della scienza è cambiata. Donne e uomini oggi sono 50 e 50. Il lavoro è un entusiasmante, una rumorosa attività di gruppo. Lavoriamo in enormi laboratori, discutiamo e giochiamo tutto il giorno. Essere uno scienziato che insegna è un privilegio. Non produciamo auto né roba da mangiare. Noi escogitiamo solo piccoli, invisibili puzzle nella nostra mente e ci ragioniamo su. L'entusiasmo sta in parte nel pensare che facciamo qualcosa che nessuno ha mai fatto prima. E quando sei al confine, quella frontiera diventa un meraviglioso, divertente lavoro. Non importa quello che stai facendo, ciò che conta è che sei sul cavallo e stai cavalcando. E ha poco a che fare con i tuoi sogni da bambino. Questa cavalcata è meglio. In ogni caso, il mio vero sogno è quello di essere il mentore dei miei studenti. Ma lei, Bonnie Bastler, è anche una biologa molecolare di grande talento. Ha da sempre amato animali e natura e poi vivere all'aria aperta in compagnia della sua curiosità. Indagando e studiando negli anni è diventata la signora dei batteri. Studia un soggetto importante, il linguaggio dei batteri, il loro vocabolario chimico. Woody Hastings, il padre della bioluminescenza, studiò quei microorganismi che vivono nell'oceano. Portati in laboratorio non producevano luce, ma se venivano uniti in gran numero accendevano la luce tutti insieme. Lo studio si è evoluto. We're talking. And so we exploited that bioluminescence because it's such... È come se i batteri ci mandassero un segnale, è come se ci dicessero stiamo parlando. Quella luce è la lettura di una conversazione chimica. Quel che il mio gruppo ha mostrato è che quel linguaggio funziona molto bene. Essi si contano tra loro, riconoscono quando si trovano nel giusto numero. Ah, se potessimo fare dei batteri incapaci di parlare e sentire. Ciò porterebbe alla produzione di nuovi tipi di antibiotici, di pesticidi, di prodotti per l'industria. La ricerca alla fine porta alla messa a punto di prodotti, di risultati concreti. Ma ancora una volta, dice la professoressa Bonnie, è bello conoscere per conoscere e anche sapere che stai facendo qualcosa di buono per l'umanità.